oggi è la festa di due apostoli poco conosciuti, perché si parla poco di loro nel Vangelo, sono inseriti nelle liste che abbiamo tra quelle dei Vangeli sinottici e quelle degli Atti degli Apostoli, ma non abbiamo quasi notizie di questi apostoli. Di Simone si sa soltanto che veniva chiamato lo Zelote, San Matteo lo chiama il Cananeo. I Zeloti erano una setta di terroristi, quindi è probabile che aveva militato in questa setta terroristica e poi Gesù successivamente lo chiamò. Questo, diciamo, è anche per noi un insegnamento, nel senso che il Signore nelle sue chiamate non tiene conto del passato, chiama, come dice il Vangelo di San Marco, chiamò quelli che vuole. E la sua volontà, il suo gesto, il suo gettito di amore che determina la chiamata. Giuda è più conosciuto in quanto nell'ultima cena fa una domanda bella a Gesù che provoca una risposta meravigliosa. Signore, come mai ti riveli a noi e non al mondo? E Gesù dà una spiegazione prolungata e profonda. Ed è conosciuto anche perché abbiamo un breve scritto di San Giuda che fa parte del Nuovo Testamento, la cosiddetta lettera di Giuda. Dopo queste brevi notizie, ci sono tradizioni antiche su questi due apostoli che però non hanno fondamenti sicuri di carattere storico, per cui, diciamo, da un punto di vista storico, di storia della Chiesa, ma anche da un punto di vista liturgico, non se ne tiene molto conto. Si dice per esempio che Giuda sia stato ucciso come martire con la decapitazione, che Simone addirittura è stato martirizzato, segato in due. Sono tradizioni antiche, cose probabili, perché a quei tempi questo tipo di condanne a morte erano molto frequenti e c'erano popoli barbari che le utilizzavano. Mi preme invece dire un pensiero su questa pagina stupenda. Ve lo lascio come compito a casa di andarvi a rileggere con amore, con attenzione, dopo aver pregato lo Spirito Santo, il capitolo secondo della lettera di San Paolo agli Efesini, che dice delle parole veramente grandiose. Voi non siete più stranieri né ospiti. Gli stranieri, possiamo tradurla alla siciliana, sapete quando noi siciliani diciamo uno sano, per esempio, tu se cose ai sani le devi fare sentire, le devi comunicare, oppure addirittura per dire che uno è strano, diciamo un cristiano. Una volta mi capitò che stavo benedicendo le case e una ragazzina di circa 12 anni mi fece entrare dalla porta di servizio che dava giusto giusto sulla cucina, dove stavano preparando per la cena e c'era un po' di disordine. E la mamma dice, le persone si appareggiavano, avevo appareggiato, risponde la ragazzina, vabbè, appareggiavano come chi è cristiano, voleva dire, non è una persona talmente strana da meravigliarsi se trova un po' la casa in disordine. Ecco, nella concezione teologica di San Paolo, i battezzati non sono più estranei, stranieri. Attenzione,
L'Apostolo Paolo è un genio anche come scrittore, no? E, oltre che come teologo, fa un passo avanti, non siamo né stranieri né ospiti. L'ospite è qualcosa di più di un estraneo. Un estraneo è uno che non c'entra completamente, può essere pure uno sconosciuto. L'ospite è già una persona gradita, una persona che è invitata oppure che ha talmente confidenza con gli interessati che si può pure auto-invitare, ci siamo. Neanche questo. Noi con Dio siamo con una vicinanza e un tipo di familiarità diversa, più profonda, più di quella degli ospiti. Noi siamo, che bello, questa mi è piaciuta sempre. La prima volta che l'ho letto, quando ancora ero studente in seminario di teologia, mi sono profondamente commosso. Noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. Vale la pena fare qualsiasi sacrificio, condurre qualsiasi taglio nella nostra vita pur di meritare il titolo di essere concittadino dei santi. Quando a volte noi preghiamo il rosario e recitiamo determinati misteri, per esempio il quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra, e la gloria degli angeli e dei santi, noi ci possiamo collocare all'interno di quel corteo grandioso che è appunto la comunità dei santi. Quando noi recitiamo il credo e diciamo credo, la risurrezione della carne, la comunione dei santi, questo è questa familiarità che noi abbiamo con i santi. Voi capite che commozione può essere quando noi preghiamo e preghiamo in comunione dei santi. Invochiamo quello che gli evangelici non capiscono, non afferrano il senso della comunione dei santi. Se noi invochiamo i santi per pregare insieme con noi, che cosa significa? Che ci presentiamo davanti a Dio in compagnia, che è lo stesso di presentarsi in compagnia di una persona qualsiasi, o presentarsi in compagnia, non so, di Giovanni XXIII, di Giovanni Paolo II, del Beato Giuseppe Puglisi, di Santa Teresa di Gesù Bambino, di San Paolo. Invocare i santi perché preghino per noi significa presentarsi davanti a Dio con questi familiari, che sono i nostri concittadini, che sono quelli. Anche il discorso di concittadino, guardate che ha una certa importanza. Per dire, io sono originario di Marineo, sono cittadino, scritto all'anagrafe di Villabate, voto a Villabate, ci siamo, sono un po' marinese per nascita, un po' villabatese per, come diciamo, cittadinanza. E se in un qualsiasi posto, sarà al Politeama, sarà a Montebellulino, sarà in un'altra città d'Italia, se uno incontra un paesano, ci siamo. Per dire, i marinesi quando mi incontrano sono felici di incontrarmi. E lo stesso io, poco fa è venuta Valeria, che in questo momento è con gli occhi chiusi perché contempla quello che sta ascoltando. Facciamo che dorme. Valeria, dormi oppure contempla? No, non si capisce. Ci facciamo festa perché siamo, come dire, sotto lo stesso cielo. Abbiamo tutti come protettore San Ciro, e vi sembra poco? Un palermitano che si incontra con un palermitano a Napoli non è la stessa cosa che incontrare un napoletano o a Milano con un milanese, con cittadini, cioè membri della stessa comunità, gente che ha lo stesso tipo di sangue, che è vissuta negli stessi ambienti, che ha determinati ricordi per
possibilmente indimenticabile. Io quando passo da marinero, specialmente se sono in compagnia con qualcuno, mi chiedono di qui ci venivi a giocare. Non c'è un posto di marinero anche fuori paese, almeno a un chilometro di distanza, dove io non sono andato mai a giocare da bambino. Una volta era diverso, evidentemente. Quindi questo senso di concittadinanza dei santi è importante. Significa che se noi siamo familiari di Dio e concittadini dei santi e frequentiamo i santi, come dice il proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Quando è che una madre, per esempio, capisce che un figlio sta prendendo una cattiva strada? A secondo gli amici che ha, a secondo chi frequenta. Io ricordo una volta una mamma che mi diceva: io preferisco che gli amici di mio figlio me li inviti a casa, anche se poi devo preparare per tutti, non ha importanza, perché io li guardo in faccia, li sento parlare, li sento, poi c'è giorno, io faccio finta che me ne vado, faccio finta che non ci sono, faccio finta che faccio un'altra cosa, e nel mezzo li ascolto. Poi quando se ne vanno tutti, chiamo mio figlio e gli dico: bene, questi ragazzi mi piacciono. Oppure dico a mio figlio: chi so cosa è possibile, che non mi piace, un ti ci aggiunge più. È importante. Molte volte i genitori si lamentano che sono gli amici che lo hanno guastato, gli amici che lo hanno corrotto, e tu perché hai consentito magari per anni determinate amicizie? Quante volte capita che c'è il ragazzino che ha la ragazza o altro, e magari poi lo girano, poi non gli fanno guardare più i genitori o altro, dico: ma questa ragazza è venuta a casa tua? Sì. E hai mangiato da te? Sì, perché non ci vuole niente, basta che a un mese che si conosce già invitate a pranzo, invitate a cena. Oh, il pranzo e la cena sono la messa in casa, sono una cosa sacra. Non si invita a pranzo e a cena, vuoi chiedere una persona che tu hai conosciuto da poco tempo? Ma sono amici dei miei figli. Anticamente si diceva che per conoscere una persona bene bisogna mangiarci 7 salme di sale insieme. Una salma, lo sapete quant'è? 16 tumoli. E un tumolo, sapete quant'è? Dovete calcolare 10 kg di frumento, 8 kg di fava, secondo, diciamo. La salma è 16 tumoli, quindi guardate quanto sale. Le persone, prima di fare amicizia, bisogna conoscere. Quanti se la me, io non ho avuto mai amici, io non ho. Se si è concittadini dei santi e familiari di Dio, i santi, come dice il Salmo numero 15, che bella questa espressione del Salmo numero 15 che si recita nella compieta del giovedì: per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, e tutto il mio amore. Qui si vedono coloro che devono formarsi, coloro che vogliono formarsi, coloro che vogliono crescere, con loro che vogliono camminare nella via di Dio. Concludiamo. Ci sarebbe da aprire un altro capitolo, ma sarà per un'altra volta. Noi siamo stati fondati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Noi ci siamo radicati su un tipo di basamento tale che dobbiamo essere fermi. Come furono fermi gli apostoli? Per caso avete sentito dire mai nel Vangelo che gli apostoli stavano con Gesù per un periodo di tempo e poi se ne andavano e poi tornavano? No. Fecero 3 anni di comunità insieme, mangiavano insieme, dormivano insieme, tutti con Gesù. E quando il Vangelo di San Marco dice che Gesù chiamò quelli che volle, cosa dice? Prima ancora di dire "e li mandò a predicare", dice un'altra cosa molto bella: perché stessero con lui. Lo stare con lui fa l'amicizia.
il rimanere con lui. Ecco perché io sono diventato una bestia quando si diceva non andate in chiesa, non le chiese chiuse, e le messe non si fanno, le messe si fanno al solo. La comunità non è con la televisione, tranne che non diventiamo stupidi come a Zaceccina, che è un paese che conosco io, forse per Rocca Palomba, che ogni sera si metteva davanti alla televisione, ma prima si preparava, si impupava, la signorina della televisione italiana ci diceva buonasera, e lui che i suoi nipoti ci dicevano nonno, vedi che io devo te dire, ciao, non vedi, mettete la faccia, mi dice buonasera. E perciò dice, io mi devo fare bella, si truccava per venire a andare a Rosario, attagliava la signorina, la televisione. La televisione è uno spettacolo. Attenzione, una messa alla televisione per un malato che non può andare in chiesa può andare bene, ma la televisione non è la comunione con il Signore, non è la comunione con i fratelli che stanno insieme con te a celebrare le lodi del Signore, a crescere in questa familiarità con Dio, in questa capacità di essere concittadini dei santi. I concittadini dei santi sono Santa Teresa, il beato Giuseppe Pugliese, i santi di San Francesco, San Paolo e così via di seguito. Ma i santi sono anche quelli, i santi, dice Papa Francesco con un'espressione, i santi della porta accanto, i santi Pina, Pasquale, Loredana, Valeria, Maria, Lidia, Anna Maria, noi siamo i santi. C'è tante noi, non siamo battezzati? Se c'è un concetto sbagliato della santità è quello di pensare che i santi sono quelli mistici, quelli che se ne vanno in cielo, quelli che stanno in estasi, quelli che fanno cose straordinarie, miracoli, altro. I santi sono coloro che, amati da Gesù, riamano Gesù, creano una comunione con Gesù. Noi siamo i santi della terra. Speriamo di vivere nella santità e diventare i santi e diventare così concittadini dei santi e familiari di Dio.